Volete prendere un time scheduling? Okay. So. Oh, good. Would you like to taste some spirulina? Sure, I want to taste your spirulina. So I can have green teeth for my video. E quindi può avere i denti verdi per il suo video. Yeah. Tastes much better in these noodles than powder, right? Ovviamente il gusto much è molto better. Migliore very in nice questa taste. Forma che, ne, che in forma mm-hmm. sotto forma di polvere liofilizzato. That's a, this is like a this is like a snack or a condiment. Ah, infatti è come si può prendere come uno snack oppure anche accompagnando dei un aperitivo o qualcosa right. di questo genere. Okay, now I'll have stick to my teeth. Ah, ok, grazie. Ok. Well, also when we had Earthrise, we had a program of giving back, and these are a couple projects of the projects that we did. We donated spirulina and money to Developing World Village projects, Spirulina Farms by Dr. Ripley Fox, and in 1989 I visited Togo for this project. Noi abbiamo anche ideato questo progetto che si chiama Giving Back, restituire praticamente significa, e noi abbiamo donato la spirulina e del denaro a delle aziende che volevano produrre spirulina sulla, diciamo, nel villaggio di questi paesi africani, e quindi abbiamo dato questi soldi al mondo in via di sviluppo. Questo progetto è stato ideato da Ripley Fox e io nel 1989 ho visitato il Togo. Yeah, Ripley Fox pioneered micro farms in Africa and Asia in the village scale. Quindi Ripley Fox è stato il pioniere delle coltivazioni di spirulina in Asia e in Africa. And you can see these ponds are powered by solar panels. Potete vedere che queste vasche vengono alimentate dai pannelli solari. And he tried to integrate the waste stream of the village as nutrients to grow spirulina in an integrated system. E quindi ha cercato di integrare tutti i deflussi del villaggio all'interno del sistema delle vasche di coltivazione per poter alimentare le coltivazioni di spirulina. Because in these villages you couldn't just go buy nutrients to feed the spirulina, they weren't available. Perché in questi villaggi non si trovano degli elementi nutritivi per poter coltivare la spirulina, e quindi attraverso queste correnti era possibile ottenere questi elementi nutritivi per alimentare le coltivazioni di spirulina. So he had a biogas digester where they produced methane for the energy for the health clinic and carbon dioxide to feed the algae, and then the liquid they put through a solar sterilizer to turn the liquid nutrients into nutrients for the algae pond. E quindi loro avevano questi apparecchi di biogas con i quali producevano metano per le cliniche, gli ospedali che erano presenti nel villaggio, e quindi prendevano il liquido per poterlo poi immettere in queste vasche di coltivazione della spirulina come elementi nutritivi per le coltivazioni delle alghe. Anyway, this is experimental, but there are farms in northern France today that are using biogas digesters experimentally to grow spirulina.
Quindi ovviamente questo è ancora a livello sperimentale, anche se in Francia ci sono alcune aziende che utilizzano questi sistemi di biogas per poter coltivare la spirulina. Usano l'energia prodotta dal digestore? No, il digestato liquido. Ah, ok. Mm-hmm. Quindi dopo la digestione prendono il digestato e lo usano come How does this biogas digester work? What do they get from the biogas digester? First they get heat. Allora prendo del calore. In northern France they have pipes under the ponds. Ci sono delle and they keep the ponds warmer, so that's safe. Nelle vasche così da poter mantenere calde le vasche, e quindi questo è anche sicuro per le coltivazioni. France has a unique situation. They have a tax incentive for agricultural producers to co-generate and create waste heat. So spirulina farms are locating next to animal growing facilities. E in Francia c'è un sistema fiscale che incentiva le aziende a utilizzare questo tipo di gestori che si trovano vicino agli allevamenti di animali, sì, allevamenti zootecnici. In Italia sta andando di moda, insomma, nei prossimi anni si sviluppa molto anche in Italy. There's a tax incentive system will be developing in the future. Yeah. Because having heat is a huge advantage. Perché avere il calore è un vantaggio importante per le coltivazioni di alghe e right. di spirulina. So the second benefit is carbon dioxide, which you need to feed the algae, and if you can get carbon dioxide from biogas, that's another big advantage, that's safe. Ovviamente un altro vantaggio è quello di avere anidride carbonica dal biogas, perché l'anidride carbonica sapete che alimenta le alghe. The third benefit is tricky, and that's using the liquid effluent. Mm-hmm. E ovviamente la terza cosa, il terzo beneficio è che è possibile ottenere anche il liquido da poter poi immettere nel sistema di coltivazione. The liquid effluent has a NPK, which is important to feed the algae, but it's got two big problems. Ma ovviamente questo il liquido ha questa grande proprietà che è l'MPK, che è molto importante, ma ha due problemi importanti. And the first one is you have to be absolutely sure that you're not getting a load of pathogens going to feed the spirulina from the liquid effluent. Mm-hmm. It's a tricky step. So if you were growing spirulina off a liquid biogas effluent, it would be better to grow it for animals, not for people. A, people don't want it. Mm-hmm. Even though it sounds organic, it's a little too close to people's sensitivities. Quindi una difficoltà nell'utilizzare questo effluente del liquido è che vi dovete assicurare di non avere, che questo liquido non abbia molti patogeni che possono infettare la coltivazione di alghe, perché molto spesso questo liquido viene utilizzato più per l'allevamento degli animali che per le persone, perché le persone non vogliono, sono molto sensibili a questo tipo di patogeni. Yeah, so even if you could solve the technical issue of being absolutely sure it's sterilized, the marketing issue of having spirulina grown off of waste stream or shit is difficult. Ovviamente sebbene tutto il digestore biogas aiuta a risolvere un po' i problemi tecnici per quanto riguarda la sterilizzazione del sistema, ovviamente avrà questo problema che può contenere dei patogeni, visto che arriva da dei flussi del villaggio, in questo caso, come abbiamo visto. Plus, quindi bisogna fare molta attenzione. The liquid effluent is dark and smelly.
And when you add that to the spirulina pots, you don't get nice tasting spirulina like that. So e you quindi, have to solve that problem. E ovviamente questo liquido è scuro e poi è malodorante, quindi poi avrete una spirulina che è malodorante e quindi non andrà bene. So, that's the story of trying to find organic spirulina. It's not so easy. Quindi ovviamente, ovviamente non è facile, questa è la storia, quindi potete vedere come non è facile coltivare spirulina. Cosa no, dicendo al digestore prenderemo solo calore alla fine. So we will get only heat from the biogas digester. Yeah, that's right. Or CO2. Yeah, that's pretty good. That's right. That's where you stop at this point. Yes, and the rest we use as organic matter for the land. Right. However, there are projects in the U.S. larger scale where they will do that for animal feed. So like next to a big chicken or pig or cow plant where the animals are concentrated, they have a huge problem with waste. Ovviamente per quanto riguarda le coltivazioni su larga scala molto spesso vengono fatte vicino, vengono sviluppate vicino ai campi dove ci sono allevamenti di pollame o comunque di vacche, di mucche, dove vi è un'alta concentrazione di animali e quindi lì hanno un grande problema per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti degli animali. So it costs farmers money to get rid of this waste problem. E quindi ovviamente gli agricoltori e coltivatori devono spendere molti soldi per poter eliminare questi rifiuti. So there are projects coming up using that waste, digesting it, feeding it to the algae for feed to feed the animals, for better quality animals. E ovviamente ci sono dei progetti in cui cercherà di smaltire questi rifiuti prendendo soltanto quelle sostanze che possono essere nutritive sia per la coltivazione delle alghe che anche per gli allevamenti degli animali in modo da avere una migliore qualità degli animali. Yeah. So that's going to be exciting. That's good news. Quindi questa è una buona notizia. No, diciamo che da noi si usano, come stava dicendo, più per i sottoprodotti. Quindi bucce di patate, sì, sì, sì. E quindi loro fanno sia cogenerazione che generazione. Loro chi? Cioè l'azienda in generale, sì. Le aziende fanno che coltivano spirulina? No. Le aziende ok. Sì, sì, hanno più come sottoprodotto agricolo e tecnico. She was saying that the farms here in Italy, they use more sub-products, by-products, like, for example, potatoes or orange skin or tomato, for example, for animal growing. Mm-hmm. So the farms in Italy use more this waste rather than... But what do they do with their excrement? E che cosa fanno con gli escrementi degli animali? Energia. They produce energy. Okay. Uh-huh. Yeah. Addirittura con la pollina dal pollame, loro fanno digestione anaerobica e producono energia. Quindi oltre al calore fanno anche energia elettrica. From chicken breeding, for example, they get anaerobic digestion, and right. So they produce energy and these sorts of things. Okay, soldier flies. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so another opportunity would be to use that to grow algae, like spirulina, to feed the animals. So e that quindi may, quello potrebbe essere un'opportunità too. per coltivare la spirulina e quindi poter allo stesso tempo, al contempo, allevare anche degli animali. Or some other local algae that would grow, not just spirulina, but other algae too. Ma si può coltivare anche un'alga locale, non soltanto la spirulina. Mm-hmm. Okay. Great, that was a good discussion. Buono, è stato un ottimo dibattito, un'ottima discussione. So, here's another project. We donated spirulina to children of Chernobyl hospitals in Belarus and Ukraine. And they researched it, proved that spirulina reduced radiation sickness, and I visited Ukraine in 1995.
Un altro progetto che abbiamo implementato è stato, sempre all'interno di questo progetto di cui parlavo prima, Giving Back, è stato quello di donare la spirulina all'ospedale pediatrico di Chernobyl in Bielorussia e in Ucraina, e abbiamo riscontrato che la spirulina ha ridotto la malattia provocata dalle radiazioni, e quindi io nel 1995 sono andato personalmente in Ucraina. So in these hospitals the children would come in and they have been eating food, drinking water in the contaminated zone, and they were suffering from all kinds of radiation allergies and sicknesses. Quindi in questo ospedale ovviamente i bambini ricoverati in questo ospedale avevano, cioè mangiavano del cibo che non andava assolutamente bene, perché loro sviluppavano un'alta sensibilità alle radiazioni. So there was a 6-week program where the children were giving 10 grams of spirulina a day. Quindi abbiamo implementato un programma di 6 giorni in cui abbiamo dato 6 grammi di spirulina al giorno ai bambini. And the research showed by testing the urine that it reduced radionuclides by 50% over that time, that radioactive compounds were being pulled out of the body. E quindi che cosa? Da un esame degli urini noi abbiamo riscontrato, a quel tempo abbiamo riscontrato che vi era una riduzione dei componenti radioattivi in questi bambini pari al 50%. And this also, of course, reduced the symptoms of radiation sickness. E ovviamente questo riduceva con tempo anche i sintomi della malattia contratta dalle radiazioni. So the theory is that the elements like phycocyanin would bind the radionuclides and actually pull them out of the body. E ovviamente la teoria è che la ficocianina aiuta proprio a pulire l'organismo e quindi a eliminare tutte le sostanze radioattive presenti nel corpo. So that was excellent research. So just to be sure, it doesn't prevent radiation, but if you take in radionuclides like radioactive iodine, it can help get it out. E ovviamente bisogna dire che la spirulina non previene dalle radiazioni, ma aiuta l'organismo a disintossicarsi attraverso mediante l'eliminazione delle sostanze radioattive. Any questions about that one? Okay. Ci sono delle domande? Ok. Papà. Okay, so we've been talking about large-scale production, and over the past 30 years, these are some of the world's large microalgae farms. E quindi abbiamo parlato di una produzione su larga scala, e queste sono state le coltivazioni di microalghe a un vasto scopo commerciale che noi abbiamo sviluppato negli ultimi 30 anni. And these are the big 4 commercially developed algae. E queste sono le 4 più importanti specie di alghe presenti, e sono la spirulina, chlorella, dunelliella e l'ematococco. So spirulina and chlorella are both sold as nutritional supplements. La spirulina e la chlorella sono degli integratori alimentari. Beta-carotene is extracted from Dunelliella and sold as beta-carotene supplement. E il beta-carotene può essere ottenuto dalla Dunelliella, e quindi è un integratore di beta-carotene. And astaxanthin is extracted from Ammotococcus and sold as a very high-value supplement. E quindi anche le sostanze prese dall'ematococco hanno un valore molto importante dal punto di vista commerciale. This is a chlorella farm. Questa è una coltivazione di chlorella. It can be grown outside like spirulina, but when it's ready to harvest, they harvest the whole thing. So they don't keep it growing continuously, they grow up in a batch culture. And then they harvest the whole thing because it's easily contaminated.
Quindi come potete vedere, questa coltivazione di clorella può essere la clorella può essere coltivata anche all'esterno, però la cosa importante da dire è che nel momento in cui la clorella è pronta per la raccolta, viene raccolta tutta la clorella, perché si tratta di un'alga che è facilmente contaminabile. Dunaliella grows in extreme saline conditions like the Dead Sea or lakes in Australia. So it's also like spirulina, an extremophile, grows in unusual conditions. Quindi invece la Dunaliella è un'alga che viene coltivata in condizioni climatiche estreme, come per esempio il Mar Morto o anche in Australia. Haematococcus is typically grown in photobioreactors because they need control. One company, Cyanotech, is able for the final stage to grow outdoors in these red ponds. Quindi l'ematococco invece viene coltivata tramite dei fotobioreattori, perché è possibile controllare la crescita e la crescita e quindi poi nella fase finale vengono coltivate in queste vasche rosse. And when the ponds turn red, they harvest all the algae at one time. E quando le vasche appunto diventano rosse, le alghe vengono raccolte. So spirulina is the only one that you can grow in outdoor ponds for an entire season and harvest continuously every day. Quindi la spirulina è l'unica alga che può essere coltivata all'esterno in tutte le stagioni, quindi potete avere una coltivazione continua di alghe per tutto l'anno. Yes. Vedendo da altre immagini, ho visto che tutti gli impianti giapponesi hanno una forma circolare sedimentatore. Form of the sedimentator. Ci sono sostanziali differenze tra un impianto del genere e un impianto che si vede classicamente in tutto il mondo, in Italia, in Giappone? Are there between the systems in Japan and the other systems we see all over the world? Yeah. Because of the Japanese systems are very particular because of this circular system. This system is ancient. Questo è un sistema molto antico. At expensive cement ponds. It worked, but this is old, and it's so much more cost effective to build raceway ponds with plastic liners. Ed è ovviamente costruire questo tipo di vasche molto meno costoso rispetto a costruire queste vasche longitudinali con dei pannelli isolanti sotto. So they are not making these anymore. E questi non vengono più fatti adesso. Okay. Un'altra domanda. Sopra vedo vasche sia rosse che verdi, quindi quelle rosse sono hematococcus sicuramente. And the green ponds, yeah. And of course the red ponds are the hematococcus. Right, ponds. Yeah. Right. Qual è il rischio di contaminazioni così vicine alle vasche tra hematococcus e l'altra verde? What is the risk of contamination between the two ponds? The red and the green? And the green ponds. They're the same algae. So Haematococcus is a green algae which has two stages, the green stage and the red stage. E praticamente si tratta dello stesso tipo di alga che è l'ematococco, e ci sono due, l'ematococco ha due fasi, una iniziale e una finale. So it grows up in a green stage, creates stress, the algae produces red pigment. Mm-hmm.
That's what you want in your harvest. The ponds we see there are Haematococcus ponds. So the green ones belong to the first stage, and then the red ponds to the final stage. And the blue ones are spirulina. E le blu sono quelle in cui c'è la spirulina. E prima diceva che appunto nella fase iniziale di crescita sono verdi. Dopodiché viene prodotto lo stress dell'alga. Poi l'alga diventa rossa, che è il pigmento che noi vogliamo estrarre, e quindi nella fase finale in cui l'alga diventa rossa, l'alga è pronta per la raccolta. Right. Ecco perché c'è la verde e la rossa. Ma l'Haematococcus può essere anche prodotto senza la fotosintesi, ma solo con l'aggiunta di CO2? Can be produced without photosynthesis, but only adding carbon dioxide. Without photosynthesis. Senza fotosintesi? Well, most of the systems that I know about use light. Now, perhaps they'll grow it, you know, heterotropically as well. But most of them have light. Even when they grow indoors in tanks, they have light. And they take it outside, final stage. La maggior parte degli impianti che io conosco sono a base, cioè utilizzano la fotosintesi e quindi la luce. Probabilmente ci sono degli impianti che utilizzano degli idroponici, ma io comunque la maggior parte degli impianti che conosco usano la fotosintesi. But I'm sure they're working on trying to figure out how to grow it on sugar and not light. I'm sure that's research going on. Instead of light, you grow some things on sugar, like bacteria, like yeast, fermentation. So sugar is a replacement for light. Stanno studiando il modo per poter coltivare le alghe su, diciamo, su zuccheri, come per esempio sui lieviti, invece di utilizzare la luce. Yeah, we'll get into that later. A little Poi parleremo more. Anche di questo. Right. But, another question? Yes, oh yes, yeah. Qual è il rischio di contaminazione dovuta alle deiezioni animali? What is the risk of what is the risk of contamination due to animal excrements, since these are outdoor ponds? Well, there are birds and insects. Ci sono uccelli, insetti. They're open ponds. Sono all'aperto, sono delle vasche all'aperto. So the answer to that question is you have to test the final product. E quindi la risposta alla sua domanda è che bisogna testare il prodotto finale. Right. An advantage of growing in pH 10 and 11 is it's quite sterile. That pH prohibits most bacteria. Perché se voi avete un pH tra 9 e 11, ovviamente riuscite a prevenire la formazione di batteri. That's why you can eat fresh spirulina, because the bacteria is very low. Ecco perché è possibile mangiare la spirulina fresca, perché la quantità di batteri all'interno è molto bassa. But in any case, all spirulina should be quality tested for all kinds of coliforms, E. coli, pathogens, to see what's in the final product. That's what counts, what's in the final product. In ogni modo bisogna testare la spirulina per vedere quali sono, se è contaminata, se non è contaminata, se è uniforme, se ha dei patogeni all'interno. Bisogna controllare tutte queste cose. Yeah, so you have to test to know that's the answer to the question. Penso di aver risposto alla sua domanda. Sì. Yeah. Okay. So I was going to say that Cyanotech is about the only company that grows Haematococcus outside at the final stage, and it's taken them 20 years to get this down. Most companies grow in photobioreactors, this algae. La società Cyanotech in Hawaii è l'unica società che è l'unica azienda che produce matococco nelle vasche all'aperto, perché la maggior parte delle aziende coltiva le matococco in fotobioreattori. Oltre a produrre spirulina, ha esperienze anche per quanto riguarda besides growing spirulina, have you ever grown Haematococcus while trying to grow spirulina?
No, if you grow, you have always grown spirulina. Yeah, I have not. You have, I have not personally grown haematococcus. No, 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 personalmente no. Non l'ho mai fatto. Yeah, there are only a few people in the world that know what to do. Ci sono soltanto pochissimi, ma sono molto che sanno. And those people are very, very valuable. That's why I asked. Right. Yeah, a lot of people claim. Very few people have done it commercially. Yeah. Molte persone dicono di aver coltivato ematococco, ma in effetti pochissime l'hanno fatto a scopo commerciale. Because you can only learn by doing it. And in a lab is not acceptable. You have to do it at scale. That's the only way. Perché ovviamente è possibile imparare a coltivare l'ematococco soltanto coltivandolo praticamente. Non è possibile imparare a coltivarlo in un laboratorio. And it's new. Haematococcus is much more recent, so there's not so much experience yet. Perché l'ematococco comunque è un'alga molto nuova, quindi non abbiamo tantissime recenti esperienze su questo tipo di alga. Okay. Yep. Okay. All right, next one. Okay, so to sum up this part of the presentation, people really have no idea how much kinds of algae are in foods and products of all kinds that you're already eating. E quindi per riassumere un po' tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, vi vorrei dire che molte persone non hanno proprio idea di quante alghe, di quanti prodotti contengono le alghe, di quanti prodotti che già mangiano contengono alghe. And we'll look at some of those tomorrow, but not e domani now. Ne analizzeremo alcuni di questi. Ok. Bene. Yep. Ok. All right, so would you like to have a break now? It's 5:30. After this slide. Dopo questa diapositiva. So, most of you have heard about algae for biofuel. Molti di voi hanno sentito parlare delle alghe per ottenere biocombustibili. Okay, so these are huge projects supported by governments and big investment. Questi sono dei progetti enormi supportati dai governi e anche dai grandi investimenti. Over the last 10 years, more than $1 billion has been spent trying to grow algae for biofuel. E ovviamente negli ultimi 10 anni più di $1 miliardo sono stati spesi per coltivare alghe per biocombustibili. But the only way this could work is to grow at a huge scale. Ma il miglior modo affinché questi progetti possano avere successo è di crescerli su vasta scala, su una grandissima scala. So the status of biofuel from algae is that high risk and still probably a decade away from commercial viability. Quindi ovviamente questi i combustibili le alghe per la coltivazione di alghe per biocombustibili presentano un alto rischio e ovviamente siamo molto lontani dalla possibilità di poterli commerciare. And the problem is fuel is cheap. Il problema è che il combustibile è economico, costa poco. And even today the cost of producing algae is still 10 times higher than fuel. E ovviamente ancora oggi il costo per produrre alghe è 10 volte superiore al costo per produrre combustibile. So there are a vast number of problems that have to be solved to drop the cost tenfold to even get to competition with petroleum.
E ovviamente bisogna, ci sono una, c'è una grande serie di problemi che noi dobbiamo cercare di risolvere per ridurre almeno di 10 volte il prezzo delle alghe, per del biocombustibile ottenuto dalle alghe, per essere competitivi rispetto al prezzo del petrolio. So even though you hear of all these new ventures getting all this money growing algae for fuel, what's really happening is many of them are just running out of money and collapsing because they can't scale up. They can't prove that scaling up they can ever get to the cost they need to get to. E se per caso avete mai sentito che ci sono delle nuove società che stanno incominciando a che coltivano e che hanno investito molti soldi per coltivare le alghe per i combustibili, ovviamente questo è dovuto soltanto al fatto che loro non hanno più soldi perché non riescono più a coprire i costi dovuti alla produzione e alla coltivazione di alghe per biocombustibili. Because petroleum comes from algae. But that algae has had a million years of Earth's process to compress it into a form that we get petroleum from. It's a huge advantage. Ovviamente anche il petrolio viene ottenuto dalle alghe, però ovviamente le alghe non sono, risalgono a tantissimi anni fa, quindi ovviamente il petrolio diventa più competitivo. Adesso è molto più facile produrre petrolio che appunto ottenere le alghe per produrre biocombustibili. So, anyway, this is a huge challenge, but anybody that's been involved in algae a long time knows how difficult it is to reduce the costs that you can compete with fuel. Ovviamente questa è una sfida molto importante e coloro che lavorano in questo settore per la coltivazione delle alghe da molto tempo sanno quanto è difficile poter produrre alghe dal punto di vista economico e quale sforzo immane bisogna fare per ridurre i costi per la coltivazione delle alghe. Anyway, so I haven't been involved in biofuel because I know it's not within my lifetime, probably, from algae, and I want to work on successful parts of the algae equation. E quindi ovviamente io non mi sono mai occupato della coltivazione di alghe per biocombustibili, perché ovviamente è, diciamo, porta una serie di problemi, e quindi per quest'ultima, diciamo, fase della mia vita io mi vorrei più dedicare a qualcosa che sono sicuro che ha successo, come per esempio la coltivazione delle alghe semplici e non alghe per biocombustibili. And you see what's happening with the oil markets now? It's being manipulated for certain objectives. The prices drop from $120 to $60 a barrel. Why is that? Sapete bene come appunto il mercato del petrolio adesso sta subendo sta avendo dei problemi, perché voi sapete che il prezzo del barile è stato ridotto da 120 a $60 per barile. Perché avviene questo? Well, yes, demand is down, but the Saudis and Americans want to punish the Russians and the Iranians and the Venezuelans and wreck their economies. E ovviamente la domanda sta diminuendo e gli americani vogliono punire gli iraniani e i russi per quanto riguarda il petrolio. And the Saudis keep their production up to keep the cost down, so US fracking companies run out of money because the cost isn't high enough, the price isn't high enough. E ovviamente si cerca di aumentare la produzione per poter ridurre i costi, e quindi ovviamente che cosa succede? Che le aziende incominciano a non avere più i soldi per poter effettuare questa produzione. So the Saudis have a huge cash reserve and they can afford to keep the cost low to punish their competition to maintain their market share. Ovviamente si sta cercando di abbassare i costi aumentando la produzione per poter punire quindi gli iraniani e i russi e quindi poter avere una migliore ripartizione della quota di mercato per quanto riguarda il petrolio.
And if prices at $60 or $100 or $120 a barrel, biofuels are dead. They don't have a chance. E ovviamente se si vende il petrolio a $120 al barile, ovviamente queste aziende chiuderanno, non avranno possibilità di rimanere sul mercato. Yeah, maybe $150, $200 a kilo, maybe a chance at that time if the price goes up there again. E ovviamente probabilmente se il prezzo aumenta di nuovo si potrà vendere di nuovo il petrolio a $120-$150 per barile, ma soltanto se il prezzo aumenta. So from a technology point of view and a market pricing point of view, 2020 or later, the future, this, if it's possible at all. Quindi se sarà mai possibile, questa è la tecnologia del futuro. That's my story on biofuel. So we can take a break. Questa è la mia storia per quanto riguarda la spirulina. Yeah, shall break. We have a break? A break. We could. We have a break. This is a good time. Good. Okay. Yeah, that worked okay? Yes, yes. Okay, good. Perfect. Yeah. We can start. Okay. So, just 1 second, if I switch off my mobile, otherwise go ahead. It's going to. Good idea. Yes. Do my own. Okay. Okay, thank you. We can start. Yep, okay. So, we left off with algae being grown for biofuel. So, I'm someone that loves algae. I want to eat it, not burn it. Quindi abbiamo finito la prima parte della nostra presentazione parlando delle alghe per la produzione di biocombustibile, ma ovviamente la mia intenzione è quella di mangiare le alghe piuttosto che bruciarle. So, the money that goes into algae biofuel supports a lot of research and development scientists. Quindi ovviamente i soldi che vengono investiti per, nel settore delle alghe coltivate per la produzione di biocombustibili ovviamente sostiene molti progetti di ricerca e sviluppo per alcuni scienziati ed esperti. That's going to take many years before there's any payoff for people. Ovviamente ci vorranno molti anni prima che vi sia una giusta compensazione per le persone che vogliono lavorare nel settore della coltivazione delle alghe per biocombustibili. So I would rather focus on small scale production, put people to work growing algae for food. E quindi quello io piuttosto consiglierei una produzione su piccola scala proprio per consentire alle persone di lavorare e quindi di coltivare alimenti, di produrre alimenti. So you can see in my personal journey I've come a long way from building the largest algae farm and now I want to encourage small farms. Ovviamente come avete visto nel viaggio verso la produzione di coltivazione su vasta scala, io ho incominciato con delle produzioni su piccola scala per arrivare a una produzione a larga scala ed è questo il motivo per cui io sostengo l'avvio iniziale di coltivazioni e di siti su piccola scala. Ok, so can you see this okay? Is this okay? Lights potete on. Vedere queste, riuscite a vedere queste yeah. diapositive? Okay. Bravo. Okay, so all the time I've been talking the last 30 years has been about large scale production, but during the same time there have been these small scale projects in Africa, Asia and South America growing spirulina. Io negli ultimi 30 anni ho cercato di sviluppare sempre progetti su larga scala, ma ovviamente ci sono ancora progetti su piccola scala, come dimostrato da queste diapositive in Laos, Burkina, Asia e altri siti. Yeah. Okay. Next. Here's just a few of the examples of the hundreds now of small spirulina farms around the world.
Antenna is a NGO from France and Switzerland. And they have set up farms in Africa and India against malnutrition. E come potete vedere ci sono centinaia di piccole coltivazioni di spirulina in tutto il mondo, come per esempio questa Antenna che ha sviluppato dei siti in Africa e in India contro la malnutrizione. And you hear some of the countries where they've set up farms: Burkina Faso, Cambodia, Central African Republic, Laos, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, and India. And 8 farms are running by themselves without donations and subsidies. E quindi come potete vedere ci sono tutti i paesi, sono elencati i paesi in cui hanno sviluppato questi siti su piccola scala, come Burkina Faso, Cambogia, Repubblica Centrale Africana, Laos, Madagascar, eccetera, ma soltanto 8 siti si finanziano da soli, cioè non hanno bisogno di finanziamenti o di donazioni per poter sviluppare le loro attività. One of the fun products they make in India, spirulina candy for children to get the kids to eat it. Ovviamente affinché i bambini possano mangiare la spirulina, producono delle caramelle a base di spirulina in Africa. The primary target for this is their eye health, to improve their eyes and get rid of eye diseases with the beta carotene vitamin A content. Ovviamente, avendo la spirulina, avendo il beta carotene, quindi la vitamina A, aiuta a eliminare le malattie degli occhi, e quindi di conseguenza si spinge i bambini a mangiare queste caramelle a base di spirulina. Here are some ponds in the tropics. You notice they have shade cloth because the water gets too hot. So they shade the ponds to keep the algae from getting too hot. Ovviamente, poiché si tratta, queste sono delle vasche nei tropici, e come potete vedere, alcune sono coperte perché a causa del caldo che c'è in questi paesi. Okay, next one. Del caldo e dell'arrangiamento solare. The heat or because of the sun they were shaded because well, of the sun. Well, two possibilities. One is the spirulina grows from 20 to 40 degrees. Mm. Above 40, it struggles. So sometimes in a shallow pond, water gets too hot, especially in a humid climate where there's not so much evaporation. The water stays hot. In the California desert where we have earthrise, it gets really hot there, up to 50 degrees, but there's so much evaporation that the water stays cool, no need for shading. Sì, ci sono entrambe le possibilità, e quindi praticamente la spirulina può crescere ad una temperatura di 20-24 gradi centigradi, con una temperatura superiore a questa ovviamente noi distruggiamo la spirulina, e quindi a volte quello che succede quando c'è un'acqua molto profonda, l'acqua diventa molto, molto calda, e se non c'è una grande evaporazione dell'umidità ovviamente l'allevamento, la coltivazione di spirulina viene danneggiata. Ma per esempio quando noi abbiamo aperto dei siti Earthrise, abbiamo aperto dei siti, lì avevamo una temperatura superiore ai 30 gradi, però anche se avevamo questa elevata temperatura, grazie ad una buona evaporazione dell'umidità e quindi dell'acqua, non era possibile proteggere i siti dalle radiazioni solari e anche dal calore. Mi arrivano due domande da chi è in streaming. Una è questa qui. Who are watching the event by streaming. Okay. Cosa ne pensa della spirulina biologica prodotta con sali alternativi tipo il nitrato del Cile? Produced with alternative salts, like for example the chili nitrate. Può avere un mercato maggiore, quindi essendo la spirulina biologica può presentare un better market, can be more commercially viable. Okay. There's a biologic spirulina with chili nitrate. Good question. Buona domanda.
Earthrise and Cyanotech in the USA used to produce organic spirulina using Chilean nitrate. Quindi Earthrise in America faceva e produceva spirulina biologica con sali del Cile. However, around 10 years ago, the rules for organic nutrients changed and they no longer permitted Chilean sodium nitrate as an acceptable organic nutrient. E quindi ovviamente tuttavia 10 anni fa le regole per la produzione di spirulina biologica e quindi le regole per l'utilizzo di sostanze nutritive biologiche sono cambiate perché non è stato più possibile utilizzare i nitrati del Cile. So both Earthrise and the Hawaiian producer Cyanotech had to stop calling their spirulina organic. E quindi sia Cyanotech, la società di cui abbiamo parlato prima, che Earthrise hanno smesso di produrre spirulina biologica. And their opinion was that going to another nitrogen source was too risky and would potentially increase risks in the ponds. So the issue is, what source of nitrogen are you using and what does it do to the ponds? That's the problem with biological sources of nitrogen. E ovviamente il problema era chiedersi se queste fonti di azoto che potevano essere utilizzate potevano essere molto rischioso e se potevano aumentare il rischio nelle vasche di coltivazione. Quindi il problema è stato quello di vedere che tipo di fonte di azoto si poteva utilizzare al posto di questi nitrati del Cile. Right. So if you're digesting a biological nutrient for nitrogen, or NPK, and putting in the ponds, you have the risk of possible contamination and introduction of biomass into the ponds that will destabilize the culture. So both companies, Earthrise and Cyanotech, decided not to go that route at this time because they didn't like the organic alternative. Quindi ovviamente perché attraverso l'utilizzo di una fonte di azoto era possibile arrivare un elemento contaminante nelle vasche, ovviamente queste due società, Earthrise e Cyanotech, hanno deciso di non optare per una coltivazione di alghe a base di azoto. Right. So for if you're growing in water, the issue of the organic rules, many are kind of silly because we're not trying to save the soil or protect the soil while we're growing. So we have different criteria that we need for growing in water. Quindi ovviamente per quanto riguarda la coltivazione in acqua noi utilizziamo diversi criteri al fine di poter salvare il suolo e poter avere una coltivazione in acqua. What's really important is to choose nutrients that dissolve in the water, that are pure, that don't have levels of heavy metals or other contaminants in them that go into the water. That's the important thing, not that they meet organic rules made for soils. Ovviamente bisogna cercare di scegliere quegli elementi nutritivi che possano essere utilizzati nell'acqua senza che questi apportino dei metalli pesanti che possano poi contaminare l'acqua della vasca. Questa è una scelta molto importante da fare. So in the case of spirulina, there's a disconnection between organic regulations and product purity and naturalness that has not been resolved. Ovviamente per quanto riguarda la spirulina vi è una grande disarmonia, diciamo, tra l'allevamento biologico e l'allevamento, la coltivazione di spirulina in acqua pura, senza contaminanti, ed è per questo motivo che diciamo queste due società americane hanno abbandonato l'idea della coltivazione di spirulina biologica. Did I answer that okay? Yeah. Okay. Un'altra domanda è per il prodotto fresco. Un'altra domanda,
Che tecniche ci sono per aumentare la shelf life del prodotto? The prodotto fresco? Sì. Which kind of technique can we use in order to increase the shelf life of the fresh product? Or fresh product? Yes. That's it. You know, that's an interesting question because it's such a new question. Questa è una domanda nuova. I mean, the old question was, how do we increase the shelf life of the dry product? Perché prima ci chiedevamo come dobbiamo aumentare la, la shelf life sul prodotto essiccato. Because if it's sitting on a store shelf for a long time, it needs an oxygen barrier container like glass or some kinds of plastic. Quindi per esempio se la spirulina deve rimanere sullo scaffale per un lungo periodo di tempo è necessario metterla, confezionarla in contenitori di vetro oppure in contenitori di plastica ma utilizzando una plastica particolare, speciale, adatta alla conservazione della spirulina sullo scaffale per un lungo periodo di tempo. Aggiungo, e mettendola sotto vuoto non ci sono più garanzie per il mantenimento? And if we put it under vacuum, if we put it without any air, we preserve it without no air? Well, if you put it in a bottle and suck out the oxygen and put nitrogen in, that's better. But you still need a container that blocks oxygen molecules from coming in. It would be glass and a very good seal for the cap, or special plastics that are oxygen barrier plastics. You need both. So that's for the dry stuff. Now, the fresh stuff, it's a new problem because even when you refrigerate fresh, you can't be sure after 3 days. 3 days for fresh stuff, unless you freeze it. Okay. So there's a lot of research that has to go into it. But basically, when you're dealing with a raw food, you have a very tricky situation, like raw milk or raw anything. You're worried about bacteria growth. Allora, la, sì, è possibile conservarlo sotto vuoto, ma bisogna sempre assicurarsi che comunque venga contenuto in, venga messa, la spirulina venga messa in contenitori speciali di vetro, con ben sigillati oppure con un tappo che possa chiudere in modo da non far passare l'ossigeno, o comunque in contenitori di plastica, ma con una plastica speciale. Ovviamente ci sono molti problemi per quanto riguarda la spirulina fresca, il prodotto fresco, perché bisogna capire se la spirulina congelata, cioè non sappiamo ancora, non siamo sicuri che la spirulina congelata abbia le stesse proprietà anche dopo 3 giorni. Molte ricerche sono in progress in questo periodo. Ma ovviamente voi sapete bene che per quanto riguarda i prodotti, gli alimenti che non sono stati ancora lavorati e quindi trasformati, ci sono molti rischi per quanto riguarda la crescita di batteri. Sorry, I spoke too much. So anyway, what I was going to say is that once you extract the spirulina from the pH 10 pond water, bacteria is going to grow quickly. So you have to dry it quickly, or freeze it quickly, or refrigerate it quickly. That's really important. Quindi ovviamente nel momento in cui si estrae la spirulina da una vasca con acqua con pH 9-10 bisogna immediatamente refrigerarla trasformarla rapidamente. Questo è molto importante per non perdere le proprietà della, della spirulina. So when you harvest it as a wet paste, you want to put that in a cold storage right away, not keep it outside. And then even in refrigeration, the French, who have been doing this the longest, say 3 days, that's it. Don't take any risk. It could be longer, but even in a refrigerator, you just run the risk of it going bad. So if it smells bad, don't eat it. So there isn't, that I know of, any particular method other than time for the fresh stuff should be eaten right away. Mm-hmm.
Quindi ovviamente nel momento in cui voi avete la pasta dell'alga dovete immediatamente conservarla a freddo, neanche nel frigorifero, perché nel frigorifero ci potrebbe essere il problema che la spirulina vada male, perché se avvertite, se sentite un cattivo odore non lo dovete mangiare. Quindi questo è il problema con il prodotto fresco, che va subito messo ad una temperatura appropriata, quindi non fredda, e non bisogna tenerlo neanche all'aperto, direttamente in sotto temperature molto fredde e quindi basse. Per la disidratazione, noi una volta raccolta la biomassa dalla pasta, once we extract the spirulina from the pond, abbiamo più o meno una disidratazione a 38 gradi che dura più o meno 4 ore. We have 38 degrees centigrade dehydration that lasts 3 or 4 hours. 3-4 ore. Abbiamo visto che dal punto di vista batteriologico siamo assenti di batteri patogeni da carne. And we didn't remark any bacterial growth in this process. Right. So that's important. At the end you have to test it. È importante testare il prodotto. And that tells you whether you have a problem or everything's okay, and that's all. You have to test the product. E quindi è necessario testare il prodotto, provare il prodotto in modo da non avere problemi. Yeah. So with a dry product, that's it. But with a fresh product, once you give it to somebody, they have to eat that within 3 days. And who's, you know, because things are happening to it. Perché ovviamente con il prodotto essiccato va bene, lo si può mangiare dopo, ma con il prodotto fresco è necessario mangiarlo entro 3 giorni dalla raccolta. Sì, noi abbiamo notato che il prodotto fresco dopo 2 giorni nel frigorifero, abbiamo fatto vari test, dopo 2 giorni nel frigorifero, quindi dai 0 ai 4 gradi, come si fa nel latte, dopo 2 giorni effettivamente inizia a non essere più buono l'odore. Very good. It smells bad after 2 or 3 days in the refrigerator. Is he saying that's his experience? Questa è la tua esperienza? Yes. Yeah. And there's many different kinds of refrigeration, so there's big variability. C'è una grande varietà anche di sistemi di refrigerazione. So basically, you want people to eat it right away because. Necessariamente noi vogliamo che le persone mangino la spirulina subito. Subito dopo averla raccolta. Right. Otherwise, your choice is to freeze it, and I'll show some products tomorrow. Altrimenti l'alternativa sarebbe quella di congelare la spirulina, come vi mostrerò domani. Okay. So fresh is for direct selling. They come to your farm, you sell it fresh. You go to a farmer's market, you sell it fresh. You're in control. You talk to the person, you educate them about how to use it. Quindi ovviamente per quanto riguarda il prodotto fresco è necessario farlo mangiare subito, e quindi anche se voi andate al mercato della frutta per esempio è necessario dire che va mangiato subito, e quindi dovete educare le persone a come consumare la spirulina. Right. The worst thing is for some stupid person to get sick because they didn't pay attention. You don't want that. Ovviamente molte persone sono così stupide perché non prestano attenzione e quindi non mangiano la spirulina nel modo appropriato, quindi magari la mangiano dopo quella, stiamo parlando del prodotto fresco, la mangiano dopo i 3 giorni. So in the US the fresh raw products are highly regulated and enforced because of the possibility of bacteria. So it's a very strict area of law enforcement. Quindi ovviamente per quanto riguarda il prodotto fresco negli Stati Uniti vi è una vi sono delle regole molto rigide per quanto riguarda il controllo del prodotto fresco e quindi il consumo del prodotto fresco. So all you need is one complaint and the agents will come after you. E quindi ovviamente se avete anche una lamentela da parte di qualcuno, ovviamente l'autorità competente vi richiamerà. Right, so that's the issue there. Okay, yeah. Right. So we go for the dried spirulina. No, frozen is good, but fresh is wonderful to eat. You just have to be careful. Ma
Sì, la, quella fresca, e il prodotto fresco è buonissimo da mangiare, ma ovviamente bisogna fare attenzione. In America il prodotto fresco come viene commercializzato? Nel senso sotto che forma? Proprio sotto forma di, come vedono nella foto? Always a fresh product commercialized in the States. In a bulk form, how is it commercialized? Hence frozen, has to be frozen. No, deve, viene congelato. Yeah, but it's just beginning. It's at the early stage, just beginning, but selling the real fresh is direct. Sì, not, cioè not il prodotto really fresco deve essere venduto direttamente. Cioè, tu direttamente no, dai forma, il prodotto forma, fresco. No, forma, dire... viene congelato. Okay. So you don't commercialize fresh in food. Schiaccia come il gelato. Frozen is considered no, raw. Congelato. Okay. Frozen. Solo frozen. Congelato. That's what's being commercialized. Yeah. Okay. Second part of your question. The need for shading is important from light if you have a dilute culture. If you have? Sorry. If you have a culture that's not dense. Uh-huh. You can't have strong light. Otherwise, you'll have photo-oxidation. So that's when you need shading as well. The second reason for needing shading mm-hmm. in a pond. E qui andiamo alla domanda che tu mi hai chiesto per quanto riguarda la copertura delle vasche. E ovviamente la copertura non è richiesta laddove non c'è una coltivazione molto densa e quindi non abbiamo bisogno di coprire le vasche, perché altrimenti potremmo avere un processo di fotossidazione e quindi ovviamente avremmo dei problemi per quanto riguarda la coltivazione delle alghe. Okay. This is a very nice farm. I have not been to this farm, but it's been going since 1997 in Oroville, Tamil Nadu, India, and they grow spirulina 4 tons per year, selling locally and in the Indian market only, and they have women running the farm, and they produce the fresh, and they make the dried noodles there. But it looks like a really beautiful little farm in India. Questo è un sito che si trova in India ed esiste dal 1997 e producono spirulina 4 volte all'anno, vendono spirulina soltanto sul mercato indiano, ci sono delle donne che coltivano la spirulina e la vendono direttamente come prodotto fresco. Io non sono mai stato qui, ma credo che sia veramente un sito molto bello. You know, Oroville is kind of a spiritual community in India, and there's a lot of Europeans and Americans that go and live there, as well as Indians. Mm-hmm. Oroville è una città in cui ci sono molti europei e americani che vanno a vivere proprio in questi paesi e quindi riescono a vendere anche in questo paese e riescono a vendere quindi la spirulina. In India so che ci sono piccoli, migliori di molti piccoli produttori di spirulina, ma ce ne sono veramente tanti. I know that in India there are a lot of small scale farms. Yes. I know that there are a lot of, even if they are small scale farms, but there are many of them. Yes, there are. All over India now. This is probably one of the higher quality farms, more sophisticated, started by a Dutch guy. Questa è una delle più sofisticate coltivazioni di alghe che è stata avviata da un olandese in India. Okay, well, the next slide. So, this is a new section. I visited France in 2002 and saw a new trend happening in France. Quindi questo è un altro sito che io ho visitato, si trova in Francia ed è un sito anche questo molto interessante. I visited the first micro farm in the south of France, Spirulina La Capitelle. Questa coltivazione si trova nel sud della Francia e si chiama Spirulina La Capitelle. L'ho visitata nel 2002. This guy, Philippe Calamand, had a micro farm growing 300 kilos in 5 months in the summertime, and he sold everything direct to local customers, creating a new business model.
Questo signore francese produce circa oltre 300 kg di spirulina in 5 mesi estivi e la vende direttamente ai consumatori locali. Quindi, what's the name of this person? Philippe Calamand. Philippe Calamand. So, yeah. So why was France the place where the first micro farms happened in Europe? That's the question. Why was France? Perché è stata la Francia è stata scelta come primo paese in Europa per la coltivazione di alghe? Well, because Philippe, like him, many young people went to African India as NGO technicians to grow spirulina in villages, starting with Ripley Fox and other people. E perché molte persone come Filippi e altri giovani si sono recati in Africa e in India in qualità di esperti di organizzazioni non governative francesi e hanno incominciato a capire come funzionava l'allevamento e la coltivazione della spirulina in questi villaggi africani indiani. This is our history. I know, well, you told me. So you know that a couple of years there you have burnout, right? It's tough living there, right? You want to come back. You want to come back here, right? Because it's nice in Europe, right? So Philippe comes back, can't get a job, right? Can't get a job. But he has a trovare lavoro. Right, but he has a family farm in the south of France. Ma lui adesso ha questo sito a conduzione familiare nel sud della Francia. Anche lui due anni prima era completamente esausto, non ne poteva più, poi è tornato e non riusciva a trovare lavoro. So he and his wife invest in the first spirulina micro farm. E infatti lui That's e how sua it moglie begins. Hanno incominciato a investire nella coltivazione di spirulina. Okay, next. In Francia ci sono nel sud della Francia 142 micro aziende di In the south of France, there are 140 micro farms, spirulina micro farms. Perhaps, could be, maybe 100, but they're all over France now, 120. I don't know exactly. Forse nel sud della Francia, ma io so che in tutta la Francia ci sono circa 120 aziende. There's a lot of them, right. But the value, as you know, of working for an NGO in Africa is you learn how to grow it. Not everyone can just grow spirulina. So the value is he learned how to grow it in Africa, comes back to Europe and puts his expertise to work. So ovviamente il grande valore è dato dal fatto che lavorando per un'organizzazione non governativa, una NGO in Africa, si impara a coltivare la spirulina, poi si porta questa esperienza in Europa e quindi si riesce ad avere dei progetti come questi, dei progetti di successo come questo. Ok, next. So another big promoter of microfarms is Jean-Paul Jourdain. Un altro promotore delle micro aziende di spirulina è Jean-Paul Jourdain, un altro francese. Yeah, so he wrote a book, Cultivez Votre Spiruline, Grow Your Own Spirulina. Lui ha scritto un libro che appunto in 2002, and he basically empowered the microfarm movement, showing people how to do it on a small scale. E quindi lui ha pubblicato questo libro nel 2002 e così è riuscito un po' a trasferire questa conoscenza anche ad altre persone in Francia. They set up a school in Hyères, south of France, where they have a curriculum teaching spirulina to people as part of a school. E quindi c'è una scuola nel sud della Francia dove insegnano a coltivare la spirulina. Ok. So, in 2001 there was one spirulina microfarm and by 2011 at least 110. And these were some of the locations.
Quindi, come potete vedere, c'è stato un grande sviluppo di queste micro aziende di spirulina dal 2001 al 2011, quindi siamo passati a un'azienda di micro azienda di spirulina, 110 micro aziende di spirulina, e qui nella, in alto a sinistra potete vedere le varie, i vari siti in cui si sono sviluppate queste micro aziende. And as you can see, although a lot in the south of France, some growing in the Alps, some of the Pyrenees, some of the north, unfavorable locations. E come potete vedere, molte di loro sono ubicate a sud della Francia, alcune sono ubicate nei Pirenei, nelle Alpi, e quindi ci abbiamo molte aziende che producono spirulina, coltivano spirulina. So by 2011, when I went back and visited, they told me that they were selling everything they produced and supplying 10% of the French market. Quindi quando sono andato a trovarli nel 2011, loro mi hanno detto che vendevano tutto ciò che producevano, fornendo il 10% della domanda del mercato francese prevista. So people ask the question, oh, aren't they just taking business from the food stores that sell spirulina? Aren't they just taking a business away from existing spirulina producers? That's the question. Quindi loro, alcuni si chiedevano, ma stanno rubando del mercato a coloro che già producono la spirulina? No, the answer is they're expanding the market. They become the best salespeople. They're growing it, they bring people to the farm, they expand the number of people taking spirulina faster than any other way. E ovviamente la risposta a questo è che loro hanno cercato di espandere il mercato, quindi loro erano dei buoni venditori di spirulina, quindi ciò che hanno fatto è avere un buon team di esperti al fine di produrre e vendere la spirulina. Ma questa è una domanda. L'impianto in Francia più grande, quanti metri quadri? How much is how large and how big is the largest spirulina farm in France? That's a good question. I would guess perhaps 2,000 square meters. Forse 2,000 metri quadrati. Credo. Most of them are less than 1,000, several hundred. Molti sono anche più piccoli di 2000 metri quadrati e alcuni sono di una centinaia di metri quadrati. Yeah. We'll talk more tomorrow, but they formed a federation of spiruliniers, a very important evolution to protect and expand their market, to form a federation. Hanno costituito una federazione dei produttori di spirulina per poter sviluppare e proteggere il mercato. And this is the dream of Apulia Kundi as well. Okay, good. You have to do it, yeah. I would like to understand how this federation works. How are they? We'll get more. We can do that more tomorrow. Domani possiamo parlare di questo. I just wanted to touch on that. We're ready for the next. Yep. Can I? Yep. Okay. So, just to summarize, when I visited in 2011 the micro farmers in France again, 10 years later I found a totally different situation. There were micro farmers all over France, interesting kinds of products. These are condiments and spices with spirulina. You've probably seen that. All kinds of packaging. We enjoyed raw spirulina. The French love dips. Dips and crackers. Dips, they mix it with guacamole and cheeses and garlic and all kinds of things. They love to eat spirulina in dips as a spread. E quando sono tornato in Francia dopo 10 anni ho ritrovato una situazione completamente diversa, quindi ho visto una varia produzione di prodotti con spirulina, come per esempio condimenti, spezie, anche delle confezioni diverse, e loro amano anche mangiare la spirulina come una sorta di pinsimonio, con i crackers, da mangiare insieme ai crackers, da mangiare insieme al formaggio, da spalmare sul formaggio. Quindi loro hanno sviluppato anche questo tipo di prodotto perché in Francia è molto apprezzato.
Okay. These are some of the producers. Questi sono alcuni produttori francesi. And I put a lot of them in my book, Spirulina Micro Farms, but I visited these two individuals. This is in south of France, in Normandy. Io ho parlato molto di queste esperienze francesi, ho visitato sia questo sito nel sud della Francia che anche questo sito in Normandia. This is actually an insulated pond. Questa è una vasca cubentata. Has pipes underneath and uses radiant heat to keep the ponds warm because this is Normandy, terrible climate. Quindi qui abbiamo un buon sistema di isolamento perché voi sapete che di coibentazione perché voi sapete che la Normandia ha un clima terribile. He raised a grant money to put in a digester at his farm and he grows in one pond spirulina off of digested liquid. E ovviamente lui ha speso molti soldi per poter inserire dei digestori al fine di poter estrarre dei liquidi. But he's not selling that, it's still experimental. Ma è ancora in fase sperimentale, ovviamente, perché non vende questo tipo di prodotto. Ok. So, once again, we're back at La Capitelle, who I introduced in 2001. 10 years later, same thing going on. He sells out his entire production every year on the local market. Come potete vedere, dopo dieci anni ritorniamo alla Capitelle che vi ho mostrato prima e come possiamo vedere la situazione è la stessa, il produttore riesce a vendere l'intera produzione ogni anno sul mercato locale. And this is the price all over France, 150 euros per kilo for dry spirulina. Quindi noi abbiamo in tutta la Francia 150 euro per chilo per la spirulina secca. And Philippe sells 80% dry, 20% as fresh. Philippe vende 80% di spirulina secca e 20% di prodotto fresco. And I visited one of these farms and we go visit them and they have a big wheel of fresh and they just cut off a section. How much do you want? Give it to you, take it home. Ok, loro, io quando li ho visitati ho visto che hanno nella vasca anche una parte in cui tagliano proprio la spirulina e la vendono come prodotto fresco, chiedono quanta ne vuoi, la tagliano e la consegnano e la danno al consumatore. Just like cutting it. After pressing it. Yes, pressed, it looks like a wheel of brie cheese. And they just slice it off. How much do you want? Sì, sembra proprio una ruota di formaggio verde, ovviamente dopo averlo pressato e quindi essiccato, lo tagliano proprio come se fosse una forma di formaggio, una grande forma di formaggio rotonda. Of course he makes a lot more money selling it fresh because fresh is 80% water still. Ovviamente lui fa più profitto vendendo il prodotto fresco perché è all'80% di acqua, una grande quantità di acqua. All the water is inside the cells. So, perché tutta l'acqua è all'interno delle cellule. So all the pond water has been pressed out. It's only the fresh water inside the cells that's the water, so it's very sweet. Tasting. Quindi ovviamente avendo una grande quantità di acqua l'alga è molto dolce e quindi è molto buona. Ok. We have to 7 minutes. So 5 minutes. Okay. 5 minutes and then whatever you like. I'm here for you. Come va meglio. Okay, 5 minutes. Good. Okay, well, this is a different thing. But so I investigated micro farms. Simultaneously, one of the things I did was created the International Algae Competition in 2011. Allora, che cosa ho fatto dopo aver analizzato questo mercato? Ho creato un concorso internazionale dell'alga, delle alghe nel 2011.
And the purpose was a global challenge to design visionary algae food and energy systems of our future. E quindi qual era lo scopo? Lo scopo era quella di creare una sfida globale per concepire dei sistemi di energia e di alimento a base di alghe visionario. There are three subjects: algae landscape design, production systems, and algae food development. I tre temi di questa competizione, di questo concorso internazionale, era il design del paesaggio con alghe, i sistemi di produzione di alghe e lo sviluppo del cibo a base di alghe. So we engaged people from all over the world, not just algae people, but designers, food people, entrepreneurs, business people, scientists all over to tell us what they thought the future would look like with algae. E quindi noi abbiamo coinvolto designer, abbiamo coinvolto dei produttori, degli esperti non solo nel campo delle alghe, ma anche altri tipi di esperti e scienziati che potevano dirci qual era il futuro di questo mercato. And we got 250 entries from 40 countries. E hanno partecipato 250, abbiamo ricevuto 250 domande da 50 paesi in tutto il mondo. Okay, next one. So, one of the things I wanted to create was a positive future for algae. Quello che volevo creare era un futuro positivo dell'alga. Algae is not just this scum growing in your swimming pool, that's a problem. It's an amazing set of possibilities for the future. Ovviamente l'alga non dobbiamo vederla soltanto come una coltivazione che cresce in una piccola vasca, ma come potete vedere da queste immagini, la produzione di alga può essere associata a delle possibilità e opportunità future molto importanti. Now, many of these designs are imaginary or totally fantastic. But some are possibly practical, but they stretch the imagination into what is the possible role algae will play in the future to give people a positive image of it. Quindi ovviamente, come potete vedere, alcuni design sono fantastici, forse non realizzabili come questo, ma altri sono facilmente realizzabili, sono molto pratici. Quindi tutti questi design progetti ci mostrano quale sarà il ruolo delle alghe nel futuro. And I'll bring in this book tomorrow that this we featured on the competition. It was a collaborative book with all these designers, because one of the things beside microfarms is to give the people who are interested in algae a positive view of what's possible. It's not just biofuel farms. It's your life will change if algae develops in this way. Quindi quello che volevamo dimostrare, e come ho scritto anche nel mio libro che vi porterò domani, è come queste micro aziende, queste micro coltivazioni possono essere veramente un futuro positivo, e non dobbiamo pensare soltanto all'alga come un mezzo per produrre biocombustibile, ma l'alga, il sistema delle alghe, di produzione delle alghe, può essere messo in questa idea. So, to sum it up, if you're selling algae in the algae business, yes, you're selling the nutritional value, the health benefits, but you're also selling a vision of the future, whether it's an environmental vision or a future of how we're going to live. So this is an important feature of enrolling people into eating algae. Quindi è vero, quando voi vendete le alghe, vendete un prodotto con un alto valore nutrizionale, ma ovviamente non è soltanto questo, perché l'alga, il mercato delle alghe può rappresentare anche una visione positiva nel futuro in termini ambientali, e quindi è una grande opportunità anche per il futuro. Sì, si stima più o meno 100-150 litri di spirulina, cioè di alga spirulina, prendono la CO2 pari a 4 bei alberi belli grossi, cioè questo è il rapporto.
It is estimated that 150 liters of spirulina can take the same amount of carbon dioxide that is taken by some trees. Mm-hmm. Yep, yep. It's a huge benefit, so. Quindi dal punto di vista ambientale, cioè produrre spirulina significa abbattere la cellule in atmosfera. So, yes, in fact, producing spirulina will reduce CO2 problems. Yeah, well, CO2 many, amounts. Exactly. Many of the projects were about using algae to absorb CO2. So, infatti, exactly proprio right. In questi progetti le alghe sono state inserite proprio perché aiutano a ridurre le emissioni, perché assorbono CO2, aiutano a ridurre le emissioni di CO2. Of course, algae doesn't sequester CO2, but it recycles it another step because we're still consuming the food. So it's better than blowing it up, but it's not like long-term sequestration. You're actually reusing it. Ovviamente l'alga ricicla la CO2, è positivo perché la CO2 non viene emessa all'esterno, ma quindi ci vuole un po' di tempo per riciclarla e questo è l'effetto positivo dell'alga per quanto riguarda l'assorbimento di CO2. So if you like we can stop here. Quindi se voi volete possiamo fermarci qui e possiamo riprendere domani. Ok, great. Complimenti anche alla... Sì, grazie. Bravissimo. Complimenti, bravo.